Ciao, benvenuto sul mio canale. Io sono Andrea e parlo di cose. Allora, oggi volevo parlare di Aikido. L'Aikido è un'arte marziale relativamente giovane. È stata infatti fondata nel 1927 dal maestro Moriei Ueshiba. Unendo vari stili dell'epoca feudale giapponese. Una sorta di MMA dei primi del Novecento. È un'arte marziale molto utile per qualsiasi tipo di aggressione. È anche una disciplina di coordinamento mentale e fisico. Esclude qualsiasi forma di aggressività, anche verbale. Non bisogna essere aggressivi. Aikido significa infatti via del coordinamento delle energie vitali. E se non riesci a coordinare la tua energia vitale, pensi a coordinare quella degli altri. Comunque lo scopo finale non è quello di battere l'avversario, ma di sentirsi in armonia con se stessi, raggiungere una consapevolezza interna e di promuovere questa conoscenza con gli altri. È una tecnica basata solo sulla difesa, non ci sono tecniche di pugno o calcio, ma soltanto di proiezioni e leve. Che sfruttano la forza dell'avversario per neutralizzare l'attacco. L'annullamento dell'aggressore avviene attraverso movimenti circolari, repentini cambi di movimento e pressione sui punti vitali. La difficoltà maggiore di quest'arte marziale è riuscire a sbilanciare l'avversario attraverso varie tecniche, e le varie tecniche sono appunto composte da proiezioni, prese ai polsi, alle braccia, alle spalle, immobilizzazioni, insomma prese anche a qualsiasi parte del corpo utile. Appunto per poter sbilanciare l'avversario. Lo stesso principio è utilizzato anche per quando utilizzano le armi. Ovviamente sono tecniche con la quale bisogna far pratica in anni e anni. Non è che ti sbucano così, lo so fare. No. Sono tecniche che eseguono movimenti circolari, perché col movimento rotatorio la forza dell'avversario diminuisce e quindi è più facile per te portare la tecnica. Ovviamente non c'è soltanto la pratica e tutto quanto, c'è anche l'imprevisto nel combattimento, quindi bisogna tener conto, per una tecnica portata correttamente, bisogna tener conto che la situazione è sempre in costante evoluzione e cambiamento, quindi dipende anche da quanto riusciamo a controllare la situazione. Grazie all'Aikido è possibile sviluppare una propriocezione estremamente affinata. Aiuta ad affrontare i problemi, a non scappare di fronte ad essi, a non cedere alla paura, alla rabbia, e da avere un'escalation emotiva che ti fa perdere il focus sull'obiettivo, anzi ti aiuta a mantenerlo. I praticanti di Aikido si chiamano Aikidoka e hanno due cinture, una bianca e una nera. Chi ha la bianca è perché ha ancora il grado di Kyu, e chi ha la nera ovviamente dal primo dan in su ha la nera. La divisa si chiama Aikidoji.
Sì. E ha la particolarità di avere una cama al posto dei pantaloni, che appunto sono dei specie di pantaloni larghi, grandi, neri o blu scuri, mai di colore chiaro, per rispetto al fondatore che utilizzava sempre una cama a bianco. E adesso qui si va nel trash. Nella cultura pop l'aikido è diventato... Aikido, non lo so, sentite. È diventato famoso grazie a Steven Seagal, che è un ex attore di Hollywood che praticava l'aikido e basta, faceva film di merda sostanzialmente, però ammazzava tutti, fermava proiettili, faceva cose fighissime, e tutto grazie all'aikido. Quindi se riuscite a fermare dei proiettili è grazie all'aikido. E niente, io spero di aver detto tutto, e se non dovesse essere così o dovessi aver sbagliato qualcosa, ditemelo nei commenti, o anzi dimmelo nei commenti, visto che tanto ci sei solo tu a guardare, cioè chissà che... E basta, ciao!